che andremo a presentare in netto. Giù cattivo, immediatamente, stupo la musica, Andrea subito alla grande con questo cazzo 231. Via su, verticale, immediata, violenta, decisa. Attacca l'aereo praticamente all'elica, G zero, gravità zero, fermo, immobile. Così si presenta Andrea Pesenato. Forza Andrea. È una vera e propria Ferrari del cielo, potenza esuberante. Un fate di fumo per evidenziare la traiettoria. Si posiziona Andrea per la prossima manovra. Si allena sull'aeroporto di Legnago Verona, veronese DOC, centrale sulla display, giù con una serie di tonneau, 45 gradi di discesa, su di nuovo, potenza massima, e andiamo a disegnare un looping bello, preciso, pennellato, matematico e metodico. Livrea gialla, trapuntata con stelle azzurre. E vai! Incredibile! E solo la grande potenza del motore, la robustezza del velivolo unita ad un allenamento incredibile, ore ed ore di volo acrobatico che gli permettono di eseguire queste manovre oltre le leggi dell'aerodinamica. È praticamente un motore con le ali attaccate, quello che vedete in cielo, ed Andrea è un grandissimo pilota che per molte ore durante la settimana si impegna per questo addestramento incredibile. Giù deciso, passaggio basso. Traiettorie perfette, è un compasso nel cielo, chiude perfettamente, cerchio perfetto, è l'entrata in anteprima assoluta. Il suo nome, ve lo svegliamo, si chiama la T-orbitale, ricostruisce il moto di un satellite che esce dalla sua orbita roteando in tutte le direzioni che lo circondano. È una figura ideata e progettata calibrando perfettamente la precessione giroscopica dell'elica e la potenza del motore. Attenzione! 3, 2, 1... Signori, T-orbitale, vai! E applauso per Andrea Pesenato. Prosegue l'intervento del suo mondo. Giù di potenza. Noi in 45 verticale, poi via l'impazzata, grande Andrea Pesenato, un grande e vasto applauso. Istruttore di volo acrobatico, pilota di elicottero, migliaia di ore di volo all'attivo spese ogni giorno per addestrarsi alle varie gare che va a presenziare, partecipare e vincere. Giù deciso, velocità massima, via, rovesciato. Quando i cavalli urlano, il cavaliere si può permettere manovre di questo tipo. Assoluta sicurezza, grande professionalità, e osservate quello che fa Pesenato. Lo tira di potenza, l'elica che strappa e spinge in avanti con una energia. Giù di nuovo. Tondoso.
sulla 45 in discesa, centrale. Manetta a sé e via, verticale. E questo è un gran frullare. Grande Andrea Pesenato. Questo velivolo ha anche una particolarità, è appartenuto a due campioni del mondo. Centrale, giù cattivo. E via! In virata Schneider, molto stretta! E va a ricordare i grandi piloti della Regia che in quel di Desenzano, al comando del comandante Bernasconi, comandante del reparto alta velocità, faceva sfilare gli MC 72 in vista della grande competizione internazionale chiamata Schneider. Attenzione! Osservate questa manovra molto curiosa. Lo appende e poi lo butta giù. Pesenato ancora, signori! Partendo dalla destra del display per eseguire una nuova manovra. Attenzione, linea perfetta e via con un tonno lento, lentissimo e bellissimo accompagnato da un piatta sul centro boe. E via di virata con le ali perfettamente parallele al mare. Si riposiziona. Grande prestazione di Andrea Pesenato, campione nazionale 2009, 2011, 2019, 2020, 2021. Si è scusato. Acrobatici, si chiama Leventai, una figura francese da tempo dimenticata che Andrea va a riproporre per questa magica giornata a Jesolo. Attenzione! Per andare in chiusura di volo, osservate questo assetto, signori. Ascoltiamo il motore, vai!